ETG più Sindaco, l'appuntamento con il primo cittadino di Como, Mario Lucini, al quale do il benvenuto. Bentornato, buonasera. Buonasera a tutti. Come di consueto, prima di aprire le linee, tra pochi istanti apriremo le linee telefoniche per consentirvi di intervenire in diretta, però prima, appunto, come ormai di consueto, facciamo un rapido commento sui fatti importanti della settimana, anche sui fatti di cronaca e sull'agenda amministrativa. In particolare, però, questa sera, prima di iniziare il nostro consueto dibattito, voglio far ascoltare al sindaco di Como alcune dichiarazioni di un suo collega, il sindaco di Cantù Claudio Bizzozzero, che è intervenuto in materia di sicurezza con una posizione sicuramente destinata a far discutere. Sentiamo. Non ho difficoltà nel dire che se qualcuno pensa di arrangiarsi da sé, fa benissimo ed è comprensibile. Io confido molto nel lavoro che le forze dell'ordine stanno facendo, fanno quello che possono, ma possono poco, così come possono poco, niente, i sindaci, perché le forze dell'ordine sono sotto organico, sono in pochi, hanno poche risorse a disposizione e lo stesso dicasi per i sindaci, non abbiamo alcun potere. Allora dallo Stato che cosa ci aspetteremmo? Che non venisse a rompere le scatole continuamente, che tanto fanno solo danni, e che facesse tre cose. Uno, desse più poteri ai sindaci e agli enti locali, anche in questa materia, non solo in questa materia. Ci lasciasse buona parte, non soltanto il 4,5%, ma almeno il 70% delle nostre risorse. E infine togliesse tutti quei vincoli legislativi che sono assurdi, che ci impediscono, per esempio, in questo momento di assumere del personale all'interno della nostra polizia locale. Una posizione, come detto, destinata a far discutere. Il sindaco di Cantù ha detto: non siamo nel Far West, non siamo nel Bronx, però i reati contro il patrimonio preoccupano e capisco chi intende arrangiarsi per necessità nella difesa. Sindaco, appunto, come dicevamo, parole pesanti dette da un primo cittadino. Lei le condivide? Ma rispetto come le opinioni del sindaco Bizzozzero, come rispetto a quelle di tutti, credo che il messaggio dato in questi termini sia molto negativo e non lo condivido. Condivido il fatto che dovrebbero essere lasciate più risorse sul territorio. Fa delle richieste precise. Quelle sì, sul fatto che sul messaggio del chi pensa di far da sé fa bene a farlo, credo sia un messaggio molto pericoloso e a mio avviso sbagliato. Però Bizzozzero dice è uno stato di necessità. Vorremmo che non si dovesse ricorrere a tali strumenti, però non posso biasimare chi, sentendosi abbandonato, arriva. Io credo che certamente le risorse di cui hanno bisogno le forze dell'ordine debbano essere adeguate ed implementate. Non sottovaluterei il lavoro che fanno, che mi sembra importante e qualificato. Che viene comunque riconosciuto. Certo, in questo caso, certo, nel senso, certo, è un problema di risorse. Sì, è un problema di risorse, però dare il messaggio che comunque è meglio arrangiarsi da soli non mi sembra positivo. Diciamo che tutti gli esempi che abbiamo nel mondo in cui si tende ad arrangiarsi da soli si ripercuotono in danni per la persona molto maggiori. Io penso che determinati interventi debbano essere fatti da professionisti. Questo non significa che uno non debba difendersi in condizioni di emergenza, però non può essere questa la strada maestra o il messaggio da dare ai cittadini. È vero che i reati col patrimonio stanno aumentando in modo preoccupante, furti in casa soprattutto, la crisi, così, quindi, però io penso sia la strada prioritaria, la strada migliore sia sempre quella di rivolgersi alle forze dell'ordine, chissà come comportarsi in determinate situazioni. Non credo che sia un messaggio positivo quello di avere un'arma in casa, per esempio, o cose di questo genere. Sappiamo che dove questo avviene non diminuiscono i reati contro il patrimonio, ma aumentano i danni o i morti, per cui non mi sembra un messaggio bello da dare. Io personalmente non lo condivido. Una posizione che, come dicevamo, è destinata a far discutere. La discussione a questo punto è aperta, evidentemente proseguirà anche nei prossimi giorni. Una discussione invece che sta continuando da diversi giorni e che evidentemente si chiuderà domani, forse, è quella sull'autosilo di Viale Varese. Lo ricordiamo, un progetto è stato presentato dalla società Nessi e Maiocchi per un autosilo in Viale Varese a Como, un progetto che prevede alcuni posti interrati e alcuni posti a raso con la riqualificazione anche di Viale Varese. Un progetto attorno al quale si è anche scatenato un dibattito politico, uno scontro politico. Domani, mercoledì, la giunta cittadina
dovrebbe sciogliere la riserva e quindi dovrebbe dare o meno il via libera a questo progetto o diciamo consegnare eventuali prescrizioni, eventuali cambiamenti. Sindaco, domani sapremo finalmente cosa ne pensate in termini di giunta. Sì, beh, più o meno gli aspetti positivi e problematici sono già emersi nel dibattito che si è svolto in queste settimane. Certamente domani, avendo a disposizione tutti i pareri degli uffici sui vari aspetti e le implicazioni che questo progetto ha, potremo assumere una decisione ponderata e fondata su tutti questi elementi per poter tener conto di tutto. Non c'è particolare problema. Non può aggiungere altro? Beh, mi sembrerebbe scorretto aggiungere altro, anche perché diciamo che tutti i pareri sono arrivati in questi giorni, sono da diversi uffici, è giusto avere un ulteriore confronto all'interno della giunta, a valle del quale si assumerà una posizione condivisa. Abbiamo già la prima telefonata, giusto il tempo di aprire le linee. Pronto, buonasera. Fare una domanda al sindaco, si può fare? Pronto? Sì, no, per fare una domanda... Sì, è già in diretta. Alzi un po' la voce e ci dica pure. Buonasera. Sì, volevo chiedere... Sì, buongiorno, buonasera. Sì, però non la sentiamo, quindi chiedo cortesemente alla regia di alzare magari un po' il ritorno, a lei di alzare la voce. Volevo chiedere se sì, per la strada lì... Continuiamo a non sentirla, ascolti solo il telefono e non la televisione in questo momento, se no ha un ritardo, ci dica. Se è possibile fare una domanda a Lucini. Prego, buonasera. Buonasera. Sì, forza, aspettiamo la domanda. Volevo dirle al signor Lucini perché la strada lungo l'ora del Trieste non la asfaltano, diciamo che è così malmessa, ecco. La strada che porta in direzione Piazza Matteotti. Quindi lungo l'ago, di fatto, le dice, esatto, in condizioni... c'è tutta la strada rovinata da parecchi mesi, quella dove passano i pullman, dissestata. La fermata dei bus, che c'è la prima pensilina, prima della gelateria Lario, è tutta malmessa, e più tutta la strada che porta a Piazza Matteotti. Chiaro. Non è mai stata asfaltata. Perché non si... Sì, perché non si interviene? Beh, no, sopra la Darsena è stata asfaltata recentemente, c'è la parte della corsia dei bus verso Piazza Cavour che non è stata asfaltata, ma tutta la parte che riguarda i lavori della Darsena è stata... Esatto, quella precedente, quella prima della gelateria Monti, poi tutta la corsia dei bus preferenziale, tutta rovinata. Certo. Ci sono delle buche che si vedono occhio. Certo, certo. Dove c'è la pensilina prima della fermata... Prima della gelateria Lario, c'è una buca grandissima, c'è tutta quella strada lì che sarebbero 500 metri, adesso che arriva l'estate, con i turisti e tutto. È chiaro, lei dice merita un rifacimento. Sentiamo la risposta, grazie, grazie, buonasera. Buonasera. Beh, tutto quel comparto deve essere interessato dai lavori del lungolago, che mi auguro davvero possano ripartire presto, tra l'altro... sarà l'occasione per recuperare tutta la pavimentazione in masselli di granito che sarà utilizzata per il nuovo lungolago e quindi per rifare tutta l'asfaltatura. Per adesso le condizioni più problematiche sono quelle che riguardano la corsia dei bus. Adesso vediamo se intervenire con qualche tamponamento provvisorio. Adesso certamente asfalti nel periodo invernale non se ne possono fare perché non vanno fatti a caldo con temperature più elevate. Però le condizioni peggiori si hanno sulla corsia preferenziale dei bus, anche se un bel tratto è stato rifatto a nuovo con la Darsena. Poi lì dovrà essere rimosso tutto per rifare completamente il sottofondo e la pavimentazione, per cui poi sarà l'occasione per sistemare tutto in modo definitivo. Prego. No, l'ho finito. Abbiamo chiuso perché abbiamo un'altra telefonata in attesa. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, dica pure. Buonasera signor sindaco. Buonasera. Senta, io abito in Via Mintana, a ridosso del mercato, sì. dove c'è il costruendo mercato che ormai da tanti anni abbiamo il cantiere aperto. La mia domanda qual è? Ci sono le macerie che sono da tanti anni lì, che sono lì, che fra poco diventa una collina in erba, per quanto per il tempo che hanno lì
queste macerie e nessuno fa niente per portarle via. È una cosa indecorosa. Se lei ha occasione di passare in via Mentana, si fermi. Non è possibile che un cantiere le macerie le deve portare via, non certo. Può lasciarle lì per anni lì che nessuno, e nessuno fa niente. Ok. Grazie, buonasera. Grazie. Sì, i lavori di riqualificazione di quell'area del mercato dovrebbero chiudersi entro la fine di marzo, per cui oltre a riaprire tutto quel padiglione ovviamente ci sarà l'occasione per rimuovere definitivamente tutte le macerie e i detriti che sono stati prodotti nel corso del cantiere, ma quello che è più importante è avere la possibilità di riaprire quel padiglione in modo da renderlo disponibile, fruibile per nuovi insediamenti commerciali e anche per uno spazio pubblico importante per incontri, e quindi questa sarà anche l'occasione per rimuovere tutti quelli che sono i materiali di risulto dal cantiere. Certo. Un'altra telefonata, pronto, buonasera. Buonasera, potrei gentilmente parlare in diretta col sindaco? È già in diretta, chieda pure. Buonasera. Ah, buonasera, posso fare una domanda al sindaco? Certo. Mi dica. Sì. Il sindaco la sta già ascoltando. Bene, buonasera signor sindaco. Buonasera. Buonasera, io sono un cittadino e volevo sapere... volevo porle una domanda. Sì. Ma si parla di Bischi e quant'altro e ed è diversi anni che c'è il lungolago da terminare. Certo. Capisco che non è sua colpa, perché giunte comunali precedenti alla sua e al suo compito hanno fatto diversi errori, e non solo errori a livello proprio di lavori pubblici. Però 5 anni che sono lì, che il lago è lì così. E bisogna parlare di un Lebischi, punto primo, e punto secondo, non mi sembra il caso di fare un autosilo quando c'è un'area piccosa da bonificare e che potrebbe essere utilizzata in un altro modo. Ok. Chiaro, quindi lei piuttosto Grazie. Che un autosilo in Viale Varese dice utilizziamo la Ticosa che è già praticamente pronta e va semplicemente adattata a posteriori. Esatto, anche perché vorrei capire... il discorso, mi pare che sia una roba di legge, che ogni tot posti blu ci sono quelli bianchi, ci dovrebbero essere quelli bianchi. Dove sono a Como quelli bianchi? Sì, è un dibattito ormai vecchio, però assolutamente ancora che scalda gli animi, perché ci sono queste normative che c'è chi sostiene non vengano rispettate, d'altro canto il Comune sostiene invece che i posti bianchi ci sono. Però il discorso autosilo ci interessa particolarmente perché lei è sul pezzo. Sentiamo la risposta del sindaco, grazie e buonasera. 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 Beh, prima questione riguardava il lungolago e il monumento. Ovviamente non sono in alternativa, nel senso che il monumento è... un'occasione più offerta da un'iniziativa di privati che non comporterà oneri per quanto riguarda il comune. Il lungolago dovremmo essere arrivati finalmente a chiudere tutto quello che è l'approvazione della perizia per poter ripartire con i lavori, e spero che questo possa avvenire davvero nelle prossime settimane, diciamo, se non nei prossimi mesi. Ma direi in questa primavera sicuramente, e quindi avviarci a restituire il lungolago alla città. Per quanto riguarda il problema autosili e area ticosa, direi che dal punto di vista della domanda di sosta sono due risposte diverse. Certamente l'area ticosa era e potrà ritornare appena sarà disponibile a seguito della bonifica come un'area di sosta subcentrale, quindi per la sosta lunga principalmente, mentre l'area di Vial Varese, che sia sopra o sottosuolo, è destinata alla sosta rotazione, quindi per chi fruisce della città per tempi più brevi e ha bisogno di avvicinarsi di più, quindi non li vedo necessariamente in alternativa.
Poi si tratta di capire se sarà il caso o no, e questo è quello di cui parlavamo all'inizio della trasmissione, di dar corso ai lavori per la realizzazione di un autosilo. Ovviamente per il discorso Ticosa è necessario definire la questione della bonifica e anche avere un punto fermo sui contatti che ormai da lunghi mesi purtroppo sono in corso con Multi, per capire se ci sarà la possibilità di chiudere le vertenze giudiziarie e aperte da molti anni per poter trovare una soluzione e riprendere i lavori, oppure... o piuttosto avere una pausa intermedia in cui ripristinare provvisoriamente l'area per renderla disponibile per la sosta. C'era forse un'altra domanda? Ah no, i posti bianchi, ricordo che comunque in Convalle ci sono in ogni caso 2500 posti bianchi. E 8.500? No, sono 6.000 blu. 6.500, 6.800 blu. È chiaro che più ci si avvicina al centro, più anche per le attività commerciali c'è bisogno di dare impulso a una certa rotazione, quindi i posti bianchi molto vicini al centro storico impediscono l'accesso alla città, perché di fatto vengono occupati per tempi molto lunghi per chi ha un altro tipo di esigenza e quindi vengono sottratti all'accesso temporaneo alla città. L'equilibrio tra questi due tipi di fruizione della città viene un po' gestito attraverso i posti bianchi e i posti blu. Chiaro, la rotazione e la sosta lunga. Credo, forse siamo vicini già al momento del primo stacco pubblicitario, però chiedo alla regia di informarmi in tal senso. Nel frattempo voglio leggere rapidamente una mail che è arrivata, una mail lunga, però provo a riassumerla. Ci scrivono Romano e Anna da Como sui sacchetti della differenziata. Sostanzialmente scrivono: non capisco perché la tassa rifiuti si paghi in base ai componenti familiari e le forniture dei sacchetti invece non tengano conto dei componenti appunto della famiglia. Dalla regia mi hanno informato che è arrivato il momento dello stacco pubblicitario, quindi a tra poco, sempre in diretta col sindaco di Como. A Cernobbio il 7 e l'8 febbraio, Master Dogs and Cats, spettacolari prove e performance canine, accompagnano i gatti più belli del mondo in mostra a Villa Erba, in collaborazione con Felina Maxima. Mangia, che devi crescere. Grazie. Mangia, che devi crescere. Grazie, papà. Fai crescere il tuo business come la tua famiglia. Nuovi Renault Trafic e Master con leasing TAN 2,99, 5 anni di furto e incendio e un anno di RCA gratuita. Benvenuti alla Mondoflex, è tempo di saldi, saldi sui prezzi già scontati. Qui alla Mondoflex, in questa azienda di materassai, la competenza, la professionalità, l'esperienza è a vostra disposizione. Qui siamo nella nuova sede di Treviolo, in via Santa Cristina, 5.000 metri dedicati al riposo, ma ci trovate anche a Melzo, a Crema, a Brescia, a Desenzano del Garda. Abbiamo 38 modelli di materassi e 18 modelli di reti e fino al 7 di marzo li scontiamo del 40, 50, 60% e poi ancora letti, divani, poltrone, biancheria delle migliori marche, Somma, Marzotto, Bellora, piumini d'oca con 10 anni di garanzia, a prezzi scontatissimi e poi sempre tutto con un pagamento rateale. Ma poi lo sapete, la decidiamo insieme la formula migliore di pagamento. Ora vi saluto, ma vi aspetto e vi ricordo che chi prima arriva meglio acquista. Sostieni Abio, anche col tuo tempo.
A Cernobbio a Villa Erba, il 7 e l'8 febbraio, Master Dogs and Cats, un'esposizione unica e interattiva che fa collaborare cani e gatti, offrendoti anche utili consigli da parte di addestratori cinofili. TG più Sindaco, ancora in diretta con il primo cittadino di Como, Mario Lucini. Abbiamo riaperto le linee 031-3300-655 per chiamarci in diretta, oppure potete scrivere una mail a sindaco@espansionetv.it o ancora un tweet all'account ETG Sindaco. Prima della pubblicità abbiamo letto una mail di Anna che ci scriveva chiedendoci come mai anche nella fornitura dei sacchi della differenziata non sia stato tenuto conto del numero dei componenti familiari. Sì, questo sinceramente non so quanti ne siano stati distribuiti, se in modo differenziato per entità del nucleo familiare. Devo dire che comunque, come tutti penso sappiano, c'è la possibilità di usare altri tipi di sacchetti biodegradabili come quelli in carta di mais che sono, credo ne abbiamo vagonate in casa che ci vengono dati quando andiamo a fare la spesa da qualche parte. Quelli, i sacchetti di supermercati per intenderci. Sì, quelli, non quelli, quelli di plastica ma praticamente in non esistono mais, più. Sì. Possono essere usati anche quelli. In più, proprio ne parlavo qualche giorno fa con l'assessore Magatti che mi spiegava che comunque il costo del sacchetto è veramente molto contenuto. Devo dire che poi forse ci dobbiamo tutti un po' abituare ad usarli, nel senso che io ne usavamo tanti le prime settimane, adesso noi siamo una famiglia di 5 persone, io ce n'ho ancora parecchi della dotazione che mi hanno dato perché siamo riusciti un attimino. Differenziate molto. Differenziamo molto. Si riesce abbastanza a calibrare l'uso in modo da non avere un consumo eccessivo. Ripeto, in ogni caso non è obbligatorio usare quel tipo di sacchetto che viene dato in dotazione, ma tutti i sacchetti biodegradabili possono essere utilizzati per l'organico. Anche per evitare di impattare sull'ambiente, se avete finito i sacchetti tradizionali, non buttate tutto in differenziata, continuate a fare la differenziata buttando l'organico, giusto Sindaco, nei sacchetti biodegradabili. Che abbiamo in gran quantità. Un'altra mail, cambiamo completamente argomento, ci scrive Patrizia a proposito di Viale Geno. Sì. Chiedendo al signor Sindaco, in autunno dovevano partire i lavori per Viale Geno, luce, giardini, arredo urbano, presumo, si riferisca. Ora siamo in febbraio e ci era stato detto che sarebbero partiti a gennaio. No. Vorremmo avere delle risposte certe. No, a gennaio no, doveva essere l'anno scorso. A gennaio non mi risulta sia mai stato detto, no, dovrebbero partire a marzo, in primavera partono i lavori sia per Viale Geno che per Piazza De Gasperi. E verranno conclusi secondo lei? Un paio di mesi. Quindi entro l'estate? Un paio di mesi di lavori, sì. Entro Expo anche? Sì, più o meno a cavallo. Quello è il periodo. Comunque il periodo è quello. Sì, sì, no, devono partire. Abbiamo una telefonata. Giusta comunque la sollecitazione, già, perché è importante precisiamo. Che si parta, perché è un settore della città vitale per, in termini di qualità e di offerta visiva, di godimento della città, per cui è importante partire. Poi arriva Expo, dobbiamo presentarci col vestito buono, esatto. Una telefonata, pronto, buonasera. Buonasera. Dica pure. Sì, volevo parlare con il signor Sindaco. Buonasera, eccolo. Mi dica. Grazie. Senta, signor Sindaco, io abito all'Acqua Nera. Sì. E volevo chiederle, ma di fronte alla scuola hanno fatto dei giardinetti? Giardinetti, sì. Di fronte alla scuola? Sì, sì, nell'ambito di un piano attuativo sono quegli standard ceduti dove c'era il centro moquette, sì. Bravo. Adesso non so se sono 2 anni o forse 3 anni che sono lì. Non esageri. Sarà 2 anni, da quando hanno fatto il condominio. Finisca lei. Cioè sono lì inutilizzabili, pieni di erbacce, tutto sporco fuori e così. Cioè cosa dovete fare di quei giardinetti lì? Perché li avete fatti se sono inutilizzabili? Potevate fare dei parcheggi allora? Qualche sosta c'è. Qualche posteggio c'è. Allora, queste nuovo. Aree, così come quei pochi posteggi, e quella è l'area verde, sono
gli standard ceduti nell'ambito, ceduti al pubblico nell'ambito della realizzazione di quei condomini che appunto sono originati da un piano attuativo. Sì. C'è stato un primo periodo di tempo che legato al collaudo dei lavori e all'accessione al comune di queste aree che vengono appunto passate dalla proprietà privata alla proprietà comunale. Mm. Il problema che si è verificato su quei giardinetti riguarda, ahimè, la posa dei giochi, la certificazione in termini di sicurezza delle attrezzature ludiche che devono essere messe nel giardino, che non è stata ancora prodotta. Convengo con lei che è un po' drammatico pensare al tempo che è passato per questa situazione, che purtroppo non è stata ancora risolta, perché per prendere in carico totalmente l'area deve essere ceduta secondo le modalità corrette al comune, prima che il comune la faccia propria, deve essere ceduta secondo le modalità corrette con attrezzature anche certificate. No, perché mi spiace vederli lì così. Anche ha ragione, anche a me spiace. Qua ci sono tantissimi bambini che d'estate, ok, o in primavera, se è bel tempo, si possono anche sfruttare senza andare su in centro, certo, al Bate, diciamo. Pienamente d'accordo, ha ragione, speriamo di riuscire a risolvere questo ennesimo inghippo burocratico nel minor tempo possibile. Ho ben presente la situazione perché ci sta facendo disperare da un po' di mesi, speriamo di risolverla il più presto possibile. Va bene, grazie signora, buonasera. Quindi abbiamo parlato di tanti argomenti, in particolare abbiamo parlato anche di sosta, però io voglio parlare di Expo. In attesa della prossima telefonata voglio capire con quale vestito buono arriverà Como, se arriverà col vestito buono, quali saranno i cantieri aperti durante Expo e quali sono gli quali sono i cantieri aperti, ormai li conosciamo, almeno quelli grossi, quelli impegnativi. Quali sono gli interventi che lei vorrebbe vedere realizzati nella sua città, nella città che amministra, in tempo per Expo? Allora, intanto Como ha sempre un vestito buono, per grazia di Dio e dei nostri posteri, per cui comunque sia Como ha comunque una capacità di... Sono costretto a interrompere la telefonata e poi io non mi dimentico. Ah, neanche io. Pronto, buonasera. Buonasera. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, dica pure. Vorrei parlare col signor sindaco. Buonasera, dica. Buonasera. Sì, ascolti solo il telefono e non la televisione. Sì. Senta, io sono residente fuori provincia, ma chi è che le ha consigliato il fatto di tirar via tutte le macchine della Ticosa e tirar via tutte le macchine in centro Como, che non ci sono soldi e siamo lì con l'acqua alla gola, con posteggi che non ci sono, e ci sono lì posteggi fermi così, senza essere utilizzati in nessun modo motivo, non chiaro. Lo so. Grazie, buonasera. Grazie. Beh, veramente il posteggio Ticosa non l'abbiamo chiuso noi. La precedente giunta, diciamo. Sì, beh, molto, molto prima. Quando è stato deciso l'acquisto. Dalla demolizione del 2007 in poi, quindi era stato ridotto e poi con il completamento della l'avvio della bonifica chiuso del tutto. Quindi quello non è frutto di una scelta di eliminare delle aree di sosta, ma di attivazione di un progetto cantiere. Che purtroppo ha avuto l'esito che tutti conosciamo. Tutti i posti dal centro storico direi proprio di no, nel senso che l'operazione fatta sulla ZTL ha determinato un incremento molto contenuto dell'area esclusa dalla circolazione libera. Piazza Roma, Piazza Volta, che è stata compensata dall'incremento della rotazione sulle aree limitrofe, che è stata compensata dall'apertura di nuove aree di sosta, quantomeno nei giorni di massima richiesta, e stiamo parlando di via Ferrari e piazza Cacciatori delle Alpi. La situazione dei tempi di attesa per la sosta è migliorata rispetto alla condizione pre-ZTL, anche la situazione del gettito dei posteggi, pur non avendo toccato pochissimo le tariffe, è rimasta pressoché in equilibrio, quindi non c'è stata una perdita di gettito pur non avendo incrementato le tariffe nella zona, diciamo, più vicina al centro storico. Facciamo la differenza c'è stata solo su via Bertinelli e piazza Volta, l'incremento della prima ora,
le altre zone immediatamente a ridosso del centro sono rimaste come prima. Con le stesse tariffe. Abbiamo ancora un attimo di pubblicità, tra poco in diretta col sindaco. A Cernobbio il 7 e l'8 febbraio, Master Dogs and Cats, spettacolari prove e performance canine, accompagnano i gatti più belli del mondo in mostra a Villa Erba, in collaborazione con Felina Maxima. Nessun dorma. Occhi aperti sulla realtà quotidiana. Nessun dorma. Tutti i venerdì alle 21 su ETV. Enerxenia. Dà più valore alla tua energia con Premia Energia. Per i nostri clienti vecchi e nuovi, vantaggi immediati, buoni spesa ed estrazioni periodiche. In palio, magnifiche bici elettriche Atala e l'estrazione finale di una Lancia Y elefantino a metano. Vai sul sito enerxenia.it, entra nella sezione dedicata a Premia Energia e scopri subito le novità e i vantaggi che abbiamo pensato per te. Enerxenia. Luce e gas di casa tua. È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente. A Cernobbio a Villa Erba, il 7 e l'8 febbraio, Master Dogs and Cats. Un'esposizione unica e interattiva che fa collaborare cani e gatti, offrendoti anche utili consigli da parte di addestratori cinofili. ETG più Sindaco, tra poco riapriamo le linee telefoniche per intervenire in diretta. Al momento le abbiamo chiuse giusto qualche minuto per leggere alcune mail che sono arrivate nel frattempo in redazione e far rispondere, lasciare rispondere il sindaco di Como. La prima mail riguarda gli ormai eterni lavori, l'eterno cantiere di via San Giacomo, siamo a Sanino, e Fabio ci chiede quando termineranno questi benedetti lavori. Sì, è stato oggetto di una telefonata anche 15 giorni fa, ho detto che lì purtroppo effettivamente c'è stato un ritardo esagerato. Diciamo che le questioni principali che erano con Enel pare siano state finalmente risolte. È chiaro che però l'asfaltatura potrà essere fatta solo in primavera, quindi immagino aprile, per le temperature corrette, per cui bisognerà pazientare ancora qualche mese. Cercheremo di contenere i danni, che capisco indispettiscano molti cittadini, perché il manto stradale adesso è molto rovinato. Pista da motocross, riuscire sembra a fare qualche rappezzo per tirare primavera, dopodiché si potrà chiudere il cantiere, comunque con un intervento che, come ho detto l'altra volta, credo sarà senz'altro apprezzato dai cittadini di Sanino. Capisco gli stessi cittadini che siano abbastanza arrabbiati, perché è molto lungo come cantiere ed era necessario finirlo. Per un intervento che non sembrava così lungo, esatto, ma poi una serie di complicazioni. C'è stata questa complicazione con Enel, che è stata probabilmente sottovalutata in fase iniziale, che ha rallentato moltissimo i lavori per il passaggio delle reti sui nuovi impianti, e questo ha determinato un ritardo che capisco non sia affatto gradito dai cittadini, perché doveva finire molto prima questo cantiere. Rapidamente un'altra mail che riguarda in questo caso gli asili nido, ci scrive un telespettatore che chiede, potrebbe fare nello specifico l'asilo nido di Prestino, però credo valga poi per tutti gli asili nido. Sindaco, potrebbe far anticipare la consegna dei bollettini per pagare la mensa? A quell'età i bambini spesso si ammalano, e visto che le addette li consegnano i bollettini a mano anche meno di una settimana dalla scadenza del pagamento, si rischia magari di pagare in ritardo e quindi di incorrere eventualmente in una sanzione. Una segnalazione. Sì, sinceramente non so benissimo quale sia il termine di consegna. Immagino peraltro che se il bambino è assente perché è malato, non credo ci sia una rigidità così elevata se uno paga due giorni dopo.
cercherò di capire qual è l'anticipazione, perché per un verso il bollettino viene anche emesso probabilmente in base anche ai giorni di frequenza, forse, per cui probabilmente un equilibrio tra queste due cose ci dovrà essere. Così come, ripeto, non credo che se in caso di assenza uno paga tre giorni dopo venga sanzionato. Verifico. Prima di riaprire le linee voglio tornare, gliel'avevo promesso, su Expo 2015. Abbiamo detto come si deve presentare col vestito buono, come si suol dire. Le chiedo, sappiamo quali sono i cantieri che saranno purtroppo ancora aperti durante Expo e quindi non insistiamo su quello. Voglio però chiederle quali obiettivi, cosa vorrebbe vedere realizzato entro durante Expo, quali sono i suoi obiettivi per questa esposizione universale per la città di Como. Beh, diversi interventi sicuramente partiranno, anche se ci sarà qualche cantiere in corso durante Expo, credo che sia comunque meglio farlo e portarlo a termine che non iniziarlo neppure. Penso per esempio a quello che dicevamo prima, Piazza De Gasperi, Viale Geno, penso a Via Pretorio, penso all'InfoPoint del Broletto. Mi auguro che 100 stazioni chiuda i suoi interventi sulla stazione San Giovanni, che anche quelli sono in corso da molto tempo, non dipendono da noi, però mi auguro che si concludano prima di questa primavera. E poi ci saranno dei lavori che saranno il restauro delle due sale di Villa Olmo, l'ostello che fine febbraio dovrebbe essere concluso l'intervento di ripristino, per cui diversi lavori. La tangenziale di Como, anche se non dipende evidentemente da voi. La tangenziale di Como ci dicono che maggio-giugno dovrebbe essere aperta. Quindi questo sarebbe, diciamo, l'assetto, quantomeno il miglior assetto possibile. Dovremmo rifare, magari fare un intervento sulle facciate di Villa Olmo, adesso vediamo se si riesce a gestire in corso di Expo o no, però anche questo potrebbe essere un intervento da avviare, da concludere. Quindi, e poi vabbè, ci saranno le asfaltature, ma quelle necessarie, normali, insomma. Riapriamo le linee 031-3300-655 per chiamarci in diretta. Un'ultima domanda al sindaco prima, anzi in attesa della prossima telefonata, che la salva come sempre. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, dica pure. Volevo parlare col sindaco. Buonasera, mi dica. Sì, buonasera. Buonasera. Ma non sono in diretta, pronto? Sì, sì, è in diretta. Sì, già in diretta, già la stiamo sentendo. Sì, niente, io volevo parlare col sindaco per la salita dei Cappuccini, che lui ben conosce. Sì. Praticamente c'è un marciapiede che è ridicolo. Volevo sapere se a breve sarà fatto qualche intervento. Chiaro, domanda molto precisa, diamo una risposta. Buonasera. Sì, dice che ben conosco perché abito in salita Cappuccini e per quello che dice. L'indirizzo così. vabbè. E per questo io dico, scherzando alcune volte, quando altri residenti mi fanno: siete sfortunati perché non possiamo mettere a posto i marciapiedi di salita Cappuccini prima degli altri, per cui vanno in coda, quindi avete una doppia penalizzazione. Quindi abitare vicino al sindaco è una doppia penalizzazione. No, in effetti il marciapiede sono innanzitutto molto stretti, perché risalgono molti anni fa, c'erano altri parametri, quindi sono, diciamo, sotto misura come ampiezza, e sono effettivamente molto rovinati. Devo dire che, avendo sott'occhio la situazione di tutta la città, ci sono purtroppo situazioni, in base anche all'entità dei fruitori, peggiori, per cui non posso dare un grande incoraggiamento alle speranze del telespettatore riguardo un intervento immediato. Vediamo quando e come si potrà fare, però anche un semplice intervento di ripristino lascerebbe intatte le dimensioni, che sono comunque molto ristrette, e non credo che ci passi neppure una carrozzina, per cui non so quanto valga il gioco, valga la candela. Ecco, bisognerebbe fare un intervento più pesante, che però richiede un impegno di risorse importante, e tenuto conto della situazione globale della mobilità pedonale della città, non so se questo rappresenti una priorità. Ecco, mobilità pedonale, volevo proprio farle questa domanda. Perché prima ha questo che sorrisetto? Perché è un argomento caldo. Prima siamo stati, per fortuna, interrotti dai tanti cittadini che vogliono chiedere, domandare direttamente a lei
Necessità, piccole o grandi che siano, sempre necessità sono. Pedonalizzazione del lungo lago, io volevo farvi una domanda in questo senso, perché sappiamo che avete affidato a una società di Milano, vede, ma lei li paga? Lei li paga per intervenire sulle domande più spettanti? Scherzi? Pronto? Pronto? Pronto, dica pure. Buonasera. Io vorrei parlare con il sindaco. È già in diretta. Volevo chiedere al sindaco, la via, via Grande, sì? Via Grande, per le piante, per le spine che ci sono sulla via Regina, e c'è la chiesa di San Rocco. Quindi la condizione della chiesa di San Rocco, dello sfalcio delle piante e di via Grandi, giusto? Sì, esatto. Perfetto, grazie mille, buonasera. Okay. Mi ha sorpreso perché io non ho capito, invece sto proprio diventando sordo in vecchio. No, a volte l'orientamento delle casse in studio. Può darsi. Allora, via Grandi e chiesa di San Rocco, un problema di sfalcio di piante, da quello che abbiamo potature. Capito. Potature. Ma non so rispondere sullo specifico, so che è appena partito il piano delle potature che prevede un numero molto consistente di interventi. Posso verificare se siano compresi anche le localizzazioni che segnalava il telespettatore. Comunque ci sarà un intervento importante, sì, che è già iniziato, tra l'altro, sulle potature in città, perché ci sono davvero tante essenze che necessitano di intervento. Mi auguro che siano comprese anche quelle che segnalava il telespettatore. Potrebbe magari anche inserire una zona in più. Mancano pochi minuti a uno nuovo stacco pubblicitario, quindi utilizzo questi due minuti per quella domanda. Pedonalizzazione del lungo lago durante Expo. Traffico limitato, pedonalizzazione. Traffico limitato. Ecco, sappiamo che avete affidato a questa società di Milano uno studio per vedere eventuali assetti e ricadute, e sarà possibile fare le prime sperimentazioni, secondo lei, durante il periodo di Expo? Beh, questo penso sia difficile, perché ovviamente l'introduzione di una zona a traffico limitato sul lungo lago comporterà sicuramente, qualora fosse possibile, degli interventi strutturali o comunque di riassetto di diversi nodi della città. Quindi mi sembra difficile che possa essere attuato in tempi così stretti e in termini sperimentali. Qualche domenica spot come l'anno scorso? La domenica spot, a questo punto, visto anche quanto è accaduto soprattutto in relazione ai paesi della sponda orientale del ramo comasco del lago, dovrà essere, se pensata, strutturata e coordinata con la massima attenzione possibile. A me non dispiacerebbe avere qualche giornata o qualche pomeriggio in cui ci sia ancora la possibilità di godersi tutto il fronte lago senza auto che passano. Si vedrà, ma questo credo che debba essere slegato dallo studio, dal perché il progetto per la sua eventuale attuazione richiederà degli interventi su tutti gli altri nodi che non possono essere fatti e disfatti. Di Viale Varese a doppio senso. Sì, non possono essere fatti e disfatti un giorno sì, un giorno no, per cui quindi sono due cose diverse. Sarà presto il 2015, si potrà magari vedere qualche iniziativa sporadica, però non iniziative, diciamo... A me non dispiacerebbe ripeterlo, ribadisco, vediamo di coordinarci e capire bene quali possono essere i provvedimenti tampone o di supporto per evitare di bloccare tutta la Lariana, ma a me piacerebbe poter riprovare. Chiarissimo, abbiamo ancora un attimo di pubblicità, tra poco torniamo sempre con il sindaco in diretta in studio. A Cernobbio il 7 e l'8 febbraio, Master Dogs and Cats, spettacolari prove e performance canine, accompagnano i gatti più belli del mondo in mostra a Villa Erba, in collaborazione con Felina Maxima. Quando baci chi ami, pensi solo a quanto sei felice. Intanto 146 muscoli si attivano, il naso inspira, il cuore accelera. Migliaia di operazioni complesse per farti concentrare solo su chi hai davanti. Perché quando qualcosa funziona bene, non serve pensarci. Per questo Fineco è la mia unica banca. Ho un consulente per i miei investimenti, tutti i servizi di conto e migliaia di sportelli automatici per versare contanti e assegni. Semplice, come baciare. Fineco, la banca che semplifica la banca.
Da Iper, la grande I a grandate, solo fino al 15 febbraio su tantissimi prodotti ti rimborsiamo il 25%. Ad esempio, acquistando il TV LED Philips da 42 pollici, ottieni un buono spesa pari a 119,75 euro. Scopri tutti i dettagli sul volantino o sul sito iper.it. Le droghe e l'alcol si portano via parte della tua vita. Reagisci. Riprenditi la tua vita. Dianova ti accompagna passo dopo passo per renderlo possibile. Dianova. A Cernobbio, a Villa Erba, il 7 e l'8 febbraio, Master Dogs and Cats. Un'esposizione unica e interattiva che fa collaborare cani e gatti, offrendoti anche utili consigli da parte di addestratori cinofili. Ancora in diretta con il sindaco di Como, abbiamo una segnalazione e una richiesta via mail. Partiamo dalla segnalazione, ci scrive Giuseppina, abito in via Crespi a Como e questa via è piena di buche, quindi la segnalazione di un dissesto del manto stradale. Poi abbiamo un'altra mail, ci scrive, non vediamo il nome, però un telespettatore che chiede molto semplicemente quando sarà abbattuto il palazzetto di Mugiò e costruita una cittadella dello sport. Sindaco. Allora, per quanto riguarda gli impianti e quella zona sportiva, con il CONI provinciale e regionale stiamo sviluppando in accordo delle proposte di richieste di finanziamento al CONI nazionale per poter sviluppare degli interventi che possano riqualificare gli impianti che ci sono. Nel frattempo stiamo verificando anche altre strade, sia per intervenire in proprio, sia attraverso project financing. È chiaro che in questo momento l'ipotesi di abbattimento ha senso nella prospettiva dell'immediata sostituzione, per cui a meno che i tempi diventino veramente biblici, non ha senso investire delle risorse per la demolizione in assenza del progetto immediato di ricostruzione. Per cui l'idea è quella di tenere legate le due cose. Ricordo che in ogni caso, con la riapertura del Pala San Pietro abbiamo dato una risposta a quelli che sono i bisogni delle società sportive in termini anche, penso, vantaggiosi per tutti, perché la struttura del Pala San Pietro è sicuramente bella ed efficiente. Chiaro. Ed adeguata. E cioè, l'incognita di questa struttura Mugiò che non diventi una ticosa, sì, come quando era ancora in piedi. Però per ora mi sembra che sia anche tenuta sotto controllo in modo piuttosto costante, per cui grandissimi problemi, a differenza di quanto accade per molte aree dismesse pubbliche o private che ci sono in città, lì per ora grandi problemi non ne abbiamo avuti. Mi auguro che non succeda, altrimenti si prenderanno dei provvedimenti. Abbiamo un'altra telefonata, buonasera, le chiedo di attendere un secondo in linea perché ci scrive Fabio chiedendo ancora lumi su via San Giacomo. Abbiamo risposto pochi minuti fa, dicendo, il sindaco ha detto che a breve verranno risolti alcuni problemi con Enel, quindi pazienza ancora qualche mese. Sì, ma poi soprattutto l'asfalto bisogna farlo col caldo, a tarda primavera. Esatto, insomma. E quindi quelli saranno i tempi. Andiamo subito a prendere la telefonata, pronto, buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera, dica pure. Sì, buonasera. Buonasera. Salve, volevo parlare col sindaco. Dica. Buonasera, sindaco. Buonasera. Senta, due domande viabilistiche e una domanda invece, diciamo, paesaggistica. La prima è, allora, la fine della via Napoleona, in fondo praticamente, sì, prima che ci sia, dove inizia via Milano, lì ci sono un sacco di macchine che fanno l'inversione a U. Sì. Creando, diciamo, molto pericolo anche per i pedoni. Ricordiamo, in versione proibita, ecco. Dei dissuasori, dei panettoni, due panettoncini a costi zero e si eliminerebbe un grosso problema. Certo. Un'altra cosa è via 20 settembre, nuova residenza Storia. Sì. È stato allargato il marciapiede, che giustamente bene, però ha preso praticamente dei posti, dei posteggi.
però la gente, le macchine parcheggiano comunque, quindi vanno a invadere praticamente la corsia. Basterebbe anche lì mettere un divieto di sosta per la lunghezza del marciapiede che sporge, diciamo... Dove c'era Cinema Storia? Esatto, di fronte proprio. Sì, sì. Se lei passa vedrà che la strada è ristretta perché le macchine continuano a... Sì, me l'hanno già segnalato questo. Questa è una segnalazione che mi è già arrivata proprio negli scorsi giorni per altra via e ho chiesto all'ufficio mobilità di andare a verificare questa cosa vale la pena di fare, certo. Bene. Poi diceva una terza domanda urbanistica. L'ultima cosa urbanistica. Lungo lago ci sono delle zone, alcune poi sono state eliminate fortunatamente con... gli interventi fatti, però ci sono alcune zone che da quando sono fermati i lavori praticamente sono dei cantieri pieni di strumentazioni, rottami eccetera, con il muro per cui non si vede nulla, cioè non si poteva trovare un'area, portare via tutte quelle macerie, abbattere queste staccionate, rendere il lago visibile. Almeno avremmo, diciamo, per 7 anni, non so da quando va avanti questa cosa, fruito di un po' di vista e di meno rottami sul lungo lago. Chiarissimo, ha messo tanta carne al fuoco, adesso risponderemo. Buonasera, grazie. Mille. Grazie. Allora, partiamo dall'ultima domanda. Dal lungo lago e poi andiamo a ritroso. Allora, su questo ci tengo a ricordare che nel 2012, quando è iniziata questa amministrazione, era tutto chiuso il lungolago, sia lungolario Trieste che lungolario Trento. Nel luglio del 2013 è stata aperta la passeggiata con gli amici di Como e sempre con gli amici di Como, immediatamente dopo, se non sbaglio, un paio di mesi dopo, è stata rimossa sulla zona est buona parte della palizzata, è rimasto il grigliato che non è bellissimo ma si vede il lago. Dove è rimasta la staccionata è perché ci sono comunque sono rimaste comunque le attrezzature di cantiere, le casette, e le palancole stoccate, c'è lì del materiale che diventava complicato e un onere aggiuntivo, perché quella comunque è area di cantiere che non è delle disponibilità del comune, è delle disponibilità della ditta appaltatrice, e quindi avremmo dovuto pagare la rimozione di tutto il materiale per poi farlo riportare. Adesso mi auguro che tra che poche settimane serva subito questo materiale. Purtroppo non è detto che non venga tolto dalla vista qualche altro spezzone di lago, però in quel caso se i lavori ripartissero ci sarebbe una ragione diversa da quella che c'è stata in questi anni. Speriamo, certo. Anche breve. Andiamo a concludere con le due segnalazioni viabilistiche. Per quanto riguarda via 20 settembre, l'ex Cinema Storia ha già risposto, ha detto ho ricevuto una segnalazione, quindi su questo si muoverà. Proprio nei giorni scorsi ho parlato con l'ufficio mobilità per capire bene cosa si può fare, perché mi aveva segnalato di questa sosta selvaggia, diciamo, un po' selvaggia che invade la carreggiata. E San Rocco uno dei problemi irrisolti, diciamo, no, effettivamente basterebbe nodi. Un panettone a certo, costo zero, panettone o di New Jersey, diciamo, qualsiasi cosa. C'è da dire che questa situazione un po' ibrida è da anni semi-tollerata, nel senso che non è mai stato risolto la possibilità di riprendere la direzione sud per chi viene da zona Borghi. Cioè di fatto se uno scende da Napoleona o scende da Como Borghi e esce in Napoleona, per poter dirigersi verso Camerlata deve fare un giro. Deve fare via Italia Libera, venire fuori qui a Sant'Abbondio e tornare. Per cui di fatto appena con l'inizio dell'amministrazione era stato studiato un progetto per fare una rotatoria immediatamente dopo, dove c'è l'autofficina dove esce la via. Non mi quella ricordo. Che esce dal cimitero, esatto, non me la ricordo neanche. Molto impreparato, però abbiamo capito la zona. Che sarebbe la soluzione ottimale, purtroppo mancava qualche metro che richiedeva un esproprio su una proprietà privata.
Capisco la segnalazione del cittadino, ecco, non è sbagliata. Così diciamo è tollerato in qualche modo. Sì, è una situazione di pericolo perché non si sa chi ha ragione e chi ha torto. Sostanzialmente tollerato. È tollerato, ma non è tollerato perché è vietato, diciamo. Esatto, però qualcuno... Si fa, anche se non si potrebbe. Però a questo punto o si vieta o si concede apertamente. Certo. Lei, giusto, delle due, per quale propende? No, bisogna trovare una soluzione come era quella della rotatoria appena più avanti per consentire l'inversione di marcia. In modo sicuro, lì certamente non è sicuro e qualche problema si crea, soprattutto si forma la coda, anche perché se due macchine si fermano per tornare indietro nelle ore di punta si blocca tutta la fila in Napoleona. Bisognerebbe effettivamente impedirlo in modo definitivo e costringere chi deve tornare indietro ad andare fino in via Italia Libera. Chiaro, anche se è abbastanza un giro dell'oca, questo lo sappiamo. Sindaco, grazie per le risposte, le auguriamo buona serata. Grazie a voi, buona serata a tutti. ETG più Sindaco torna fra 2 settimane in diretta sempre su ETV. Buona serata.